cazzo cazzo in bocca. Chi la butta a porta 10 euro. Allora, terzo tempo dopo una partita molto impegnativa un po' per tutti, anche per i portieri. Che squadra avversaria hai trovato oggi? Una squadra molto forte, soprattutto il 45 che era veloce. Poi il portiere veloce. Mettiamo l'autovelox sulla fascia. ABD. Oggi partita ti è piaciuta, sì? Sì, sì, bella partita. Emozionante. Bene, questo ci fa piacere. Ti sei impegnato, era tanto che eri fermo, te sei devi ancora riprenderti. Fermi ragazzi, un po' di rispetto a chi sta parlando, aspettate anche voi. Ha già parlato prima a bordo campo. Buona partita. La squadra avversaria è forte, sì, sì, forte. Vittoria meritata? Sì, sì, sì. Hai fatto un sacco di gol, che intenzioni hai? Che intenzioni hai? Stasera dalla serata con te. Bene, questo siamo contenti per te. Impegno al massimo. Però dovete migliorare un po' di cose dal punto di vista tattico. Fermi ragazzi, non andate via, fermi qui. Sei sorridente stasera. Si vince. Sì, è una settimana magica questa dopo la finale Silver. Un'altra vittoria, vorrei fare complimenti a Ramalli. Ramalli numero uno. Ha fatto tanti gol, fate un bel applauso. Dopo il gol in finale. Aspettate ragazzi prima di andare via. Allora, Verde Spina, hai corso tantissimo da difesa, attacco, hai fatto un po' di tutto oggi. Però bisognava ordinare un po' meglio, è vero, le posizioni. Le stronzate in campo è giusto. Vabbè, tanti errori sono stati, tanti errori. Poi c'è stato anche un portierone da questa parte. Hai salvato diversi tiri in porta, sembravano. Complimenti, aspettate. Anche tu hai fatto un sacco di gol oggi. È venerdì, va bene, sono felice. Hai superato il limite di velocità? Sì, anche stasera. Number one lui? King of the world. Non è il portiere. È una bella partita, dai. Seriamente. Profumo. Grazie. Sei stato impeccabile in difesa, però troppo. Arrivavano da tutte le parti. Sono forti veramente questo Kaimandu, sono bravi. Emiliano. Magnifico, sei contento? Sì. Siamo contenti anche noi per te. Francesco, allora, un'analisi in due parole. Avete fatto un sacco di errori. Tutta roba tattica. Diglielo. Poi tutti errori tattici, tanto. Ma anche non avete giocato molto come squadra. Si può giocare a pallone ma non si gioca. Perché poi, c'è troppo. C'è chi è innamorato troppo della palla. Non mi vergogno a dire che io penso di essere stato uno dei pochi che passava il pallone. Perché per quanto tutti siano giocatori, si va le fagette. Infatti stavo dicendo che c'è troppo chi tiene la palla troppo non c'è più il gioco di squadra. Pallone. Bene, Francesco, speriamo che nella prossima ci siano miglioramenti.